Io dico che ieri non c'è stata una mezza vittoria, ieri c'è stata una sconfitta su tutta la linea da parte del menefreghismo europeo che continua a dimostrare di non volersi farsi carico del problema dell'immigrazione e della gestione dei profughi e il fallimento, l'ennesimo fallimento del governo italiano, del presidente Renzi e del ministro Alfano. C'è una regola e c'è un principio che per noi è fondamentale: chi scappa dalla guerra, chi scappa dalle persecuzioni, chi è rifugiato politico ha diritto all'accoglienza. Tutti gli altri, ovvero il 90% dei casi, e non lo dice la Lega o Matteo Salvini, ma lo dicono i numeri del Viminale, il 90% di quelli che approdano sul nostro territorio sono clandestini. Nei confronti dei clandestini serve il massimo rigore, serve la tolleranza zero, i cosiddetti migranti economici devono essere respinti ed espulsi. In questo momento l'Italia deve fare esattamente quello che sta facendo la Francia, che sta facendo la Germania, che sta facendo la Spagna, che sta facendo l'Austria, che sta facendo la Svizzera. Però mi perdoni, difendere l'Italia i confini, proteggere le frontiere. Però in molti casi l'Italia non ha accordi di rimpatrio con tanti paesi, alcuni sì, altri no. Quindi come si fa in quel caso quando i migranti sono comunque già in territorio italiano? Guardi, gli unici accordi con i paesi africani che oggi sono presenti sul nostro territorio sono stati sottoscritti dal 2008 al 2011 da un ministro che era il ministro dell'interno di all'epoca, dell'ora, che era Roberto Maroni. Settimana scorsa il ministro Alfano si è accorto che per poter fare i rimpatri a seguito dei decreti di espulsione servono gli accordi e le intese coi paesi. Noi avremmo voluto che il ministro Alfano si accorgesse prima, perché per fare i rimpatri servono alcune condizioni, servono le risorse, e il ministro Alfano ha azzerato fondo espulsioni, servono i centri di identificazione ed espulsione che il ministro Maroni aveva creato e il ministro Alfano ha chiuso, servono le intese e gli accordi con Diamo gli stati, che ad oggi non ci sono.